Aprite bene le orecchie, che vi leggo quello che ha dichiarato Putin senza tanti giri di parole. Prendiamo molto sul serio il fatto che Trump dichiari la sua disponibilità a fermare la guerra in Ucraina e si riferisce alla possibilità che Donald Trump diventi presidente degli Stati Uniti d'America alla fine di quest'anno. E il punto che ci arriviamo alla fine di quest'anno, ascoltiamo le parole, ascoltiamo le affermazioni che per molti di noi sono scontate, ma che per i burocrati europei e buona parte della popolazione europea non lo sono assolutamente. Il tutto, lui dice, finisce se le truppe ucraine lasciano completamente i territori conquistati dalla Russia, altrimenti niente pace. Cioè, vi ricordo che questo è il contrario di quello che dice l'Unione Europea. La Russia dovrebbe restituire quelli che sono i territori conquistati. Due. L'Ucraina si deve impegnare a non aderire alla NATO, il contrario di quello che vuole l'Europa. 3. L'Ucraina deve essere uno stato neutrale, cioè lui dice queste sono le condizioni per arrivare alla pace domani mattina, non ci sono altre condizioni possibili. L'Ucraina deve essere uno stato neutrale, non allineato e privo di nucleare. Nel territorio ucraino non ci deve essere del nucleare. Poi l'affondo di Putin. La Federazione Russa non ha bisogno di una sospensione temporanea del fuoco in Ucraina, ma di una soluzione completa e definitiva del conflitto. La Federazione Russa, dice Putin e aggiunge, non propone di congelare il conflitto, ma di porvi fine alle condizioni prima indicate. Lo status della Crimea, di Sebastopoli, delle regioni di Zaporizhia e Kherson deve essere dato alla Federazione Russa e stabilito e scritto nei trattati internazionali. La volontà degli abitanti delle regioni del Donbass, Kherson, Zaporizhia sono quelle di stare con la Russia e questo è irremovibile. La questione è chiusa per sempre. I nuovi territori, aggiunge Putin, apparteranno per sempre alla Federazione Russa. Questa questione non può nemmeno essere discussa. Ora, capite cosa voglio dirvi? Che può succedere di tutto da un momento all'altro, dato che sappiamo quelle che sono le idee che hanno da questa parte gli occidentali, l'Europa. Ma non finisce qui, perché Putin raggiungerebbe e sarebbe disponibile a raggiungere la pace solo e solo se tutte le sanzioni occidentali contro la Federazione Russa saranno revocate. Questo è il piano della Russia per l'Ucraina. Con la disponibilità di Kiev e dell'Occidente, l'avvio ai negoziati può partire pure domani mattina. Questo è quanto. Apriamo altre due parentesi? La Federazione Russa faciliterà l'inclusione di nuovi membri nei BRICS e prenderà le decisioni necessarie durante il vertice di Kazan. Il potenziale dei BRICS consentirà ai suoi membri, anche a quelli nuovi, di diventare uno dei fondamenti del mondo multipolare. E poi chiosa. L'egoismo e l'arroganza dell'Occidente hanno portato ad una situazione estremamente pericolosa. Siamo arrivati vicini al punto di non ritorno. La stabilità strategica nel mondo è stata minata da Washington. Infine, per chiudere, Putin ha definito l'ipotesi secondo cui la Federazione Russa attaccherà l'Europa un'assoluta sciocchezza. Il pericolo per l'Europa non è la Russia, ma la dipendenza critica dagli Stati Uniti d'America. Come non essere d'accordo? Vabbè. Qualsiasi tentativo da parte dell'Occidente di impossessarsi dei beni russi sarà un furto e non rimarrà impunito. Infine, e non in ultimo, c'è una crescente sfiducia nelle valute di riserva occidentale in tutto il mondo. Statevi attenti, statevi accorti. Queste sono le parole di Vladimir Putin.